Carlos. Si tratta di una missione veramente speciale. Sergente Garcia, ricordo molto chiaramente le vostre ultime 3 missioni speciali e anche alcuni pasti che non avete mai provveduto a saldare. Ebbene, sergente? Ma questa volta è una missione speciale segreta. E siccome è segreta, sia chiaro che tu non mi hai visto. Non sono mai stato qui. Davvero? Ora devo raggiungere il capitano. Sarà di ritorno da Monterey con i cannoni per scacciare gli indiani dalle terre che stanno occupando. No! Cannoni! Oh, certo! In realtà sono solo 2 bocche da fuoco, ma bada, è un segreto. Andiamo, Carlos! Non puoi lasciare che un coraggioso lanciere di Sua Maestà parta a stomaco vuoto, eh? Sì che posso, invece, sergente! Non vi darò neanche una briciola! E intanto pagate il caffè che avete bevuto in segreto! Vedrai, presto avrò un sacco di soldi! Perché sarò io a prendere Zorro! Zorro! Ti prenderò! Che cosa succede, Taina? Sei preoccupata? C'è una tempesta in arrivo! Avverto chiaramente che qualcosa si sta avvicinando. Non può essere un temporale. Il cielo è limpido, c'è il sole. Taina, posso andare a fare il bagno? Ma certo che puoi. Giovane scuola! Dovresti mostrare più rispetto per i più vecchi. Non ho mai visto un giovane hidalgo dipingere un quadro. Lo sto dipingendo per te, Doña Maria. Ma comunque impallidisce in confronto alla più raffinata delle arti. La tua cucina? Grazie, Don Diego. Diego! Ines, che succede? Bernardo ha sentito dire dal sergente Garcia che Monasterio è andato a Monterey per prendere dei cannoni. Che intenzioni avrà? Vuole attaccare i Jumash! Padre! Avreste dovuto dirci che gli ospiti erano già qui. Don Luis, Carmen, finalmente! I deliziosi aromi della cucina sono stati ore di pura tortura. Diego, l'hai dipinto tu questo paesaggio? Sì, certamente. Ci vedi del talento? Avrei dovuto frequentare l'Accademia di Belle Arti. Un pittore nella mia famiglia. Tanto varrebbe avere un ballerino di flamenco. Olé! Olé! Via, padre, Diego sta scherzando, è solo un passatempo. Carmen, un piccolo regalo da parte di noi tre. Oh, Ines, grazie, è magnifica. L'ho fatta arrivare dalla Spagna. Che pensiero gentile, mi piace immensamente. Davvero, grazie di cuore, la adoro. Sergente, non le sopporto più queste dannate mosche. Io invece non mi reggo in sella. Sono affamato. È una vera crudeltà farci cavalcare a stomaco vuoto.
Io volevo solo scacciare una mosca, capitano. Vedete, l'insetto aveva attaccato Gonzales. Silenzio, Garcia! Oggi pulirai i cannoni. Anche tu, caporale. Ora faremo una prova per vedere se la nostra artiglieria può distruggere il villaggio Chumash. Cannoni da Monterey? L'esercito è diventato una masnada di ignobili briganti. Se tutti i nostri amici Rancheros si unissero a noi, forse riusciremmo a fermarli. Per favore, siate prudente. Avete ragione sul conto di monasterio, ma la vostra idea è pericolosa. Oh, beh, se io fossi il prode Don Diego della Vega, costringerei quei tiranni a desistere. Sì, piomberei su di loro e distruggerei quei cannoni. Ines, lo sai che io sono contrario a ogni forma di violenza. Lo sono anch'io, ma a volte è necessaria, e in questo caso Diego ha ragione. Vi supplico, padre mio, non avventuratevi in un'impresa tanto rischiosa. Non abbiamo paura di quei miserabili lancieri, né di quello stupido capitano monasterio. La mia schiena. La vostra vecchia ferita, padre. Va tutto bene, mia cara, non è niente. Non devono farla franca. Notevole. Spero che mi perdonerete, Donna Maria, ma è il momento di impartire a quel capitano monasterio una lezione o due. Questo è il posto perfetto. Attenzione, al mio ordine! Primo cannone! Fuoco! Ai ai ai! Secondo cannone! Fuoco! Fate silenzio! Lasciatemi assaporare il momento. Non vedo l'ora di contemplare i danni che infliggeremo a quello sporco villaggio indiano. Diego, non hai cambiato idea? È troppo pericoloso, padre. Siamo impotenti contro il fuoco dei cannoni. Vi prego, siete ancora in tempo. Prendete la mia sciarpa, padre. Vi porterà fortuna. Mia cara, dolce, piccola Carmen, torna a casa e non preoccuparti. Forza, andiamo! Bene. Su, svelti! Oh! Avete sentito quel rumore? Che creatura può mai essere? Ascoltate, eccolo di nuovo. Questo? No, tranquillo, caporale. È solo la mia pancia che borbotta. Io e il mio povero stomaco stiamo morendo di fame. Silenzio, o lui vi sentirà. Lui chi? Zorro. È sicuramente qui vicino. Allora mi sembrano tutti impazziti. Attaccare i lancieri e alla loro età. E Diego, lasciare che suo padre vada da solo. Carmen, tu tornatene a casa. È una vera follia. No, no, devo fare qualcosa. Ma... ciao! Carne alla griglia. Una montagna di frijoles. Fagioli. Che male alla testa. Fate silenzio. Affogata in una densa salsa di peperoncino rosso. Nonna
Mia dolce Ines, che cosa ti porta qui a quest'ora, mia cara? Vento di bufera, temo, nonna Taina. Il pollo! No, un grosso cappone arrostito con... Zorro! Grazie, non l'avremmo mai immaginato. Staccate i cavalli, proteggete i carri! Quali sono gli ordini, sergente? Ritirata! Carica! No, aspetta, aspetta un attimo. Ma chi ha lanciato quelle torce? Questo non è Zorro! Già, ma se non lo è, allora... Smettetela di blaterare, catturateli! Signor sì, capitano! Lancieri! Carica! Svelti! Muovetevi! Sono bene armati, ma li abbiamo rallentati. Ritiriamoci. Soldati, informazione d'attacco. Prendete quegli uomini. Aiuto. Ehi, aiuto. Chi siete? Pensate forse di essere uguali a Zorro? Cosa? No, signore, perché io sono Zorro. Attento, è pericoloso giocare con le armi da fuoco, capitano. Potreste farvi del male. Ti sei procurato un esercito, a quanto pare. Non so chi siano questi cavalieri, ma hanno fatto un ottimo lavoro. No! En garde, capitano! Ma come? Avete perduto la vostra spada? Che increscioso incidente, signore! Resistete, capitano! Prendete! Garcia, incapace! Buono a nulla! Eccomi, capitano! Resistete! Prendetevi tutto il tempo necessario. Notte incantevole, vero? Oh, una stella cadente! No! Zorro! 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 Arrenditi! Come volete, sergente! Adios, capitano! Sergente Garcia, manovra a tenaglia! Prendiamola, forza! Caporale
Grande Gonzales, raduna gli uomini intorno ai cannoni! Voi due, prendete a destra! Mentre io e gli altri lancieri andiamo a sinistra! Forza! Sì, signor, eseguiamo una manovra a tenaglia! Zorro! Zorro! Bene, se l'è data a gambe, eh? Possiamo raggiungere gli altri allora. Capitano! Venite a vedere! Presto! Arrestate subito quell'uomo! Arrestate subito quell'uomo! Catturiamolo! Zorro, quello che si è tuffato. Chi l'ha visto? Non ne sono sicuro, capitano. Non ho avuto il tempo di guardarlo bene. No, sono ancora qui. Non sareste dovuto andare a Monterey a prendere quei cannoni, capitano. Temo che lo rimpiangerete. È giunta la tua ora, Zorro! Carica! Sergente, inseguilo! E non lasciartelo sfuggire questa volta! Artiglieria, puntare i cannoni contro il fuorilegge! Sì, sì. Su, halt! È in trappola! Attenzione! Prepararsi a sparare! Attacco! Più a destra! A destra! Da questa parte! Veloci! A sinistra, presto! Tornado, sei pronto? Girate subito i cannoni e sparate a Zorro! Se fossi in voi mi metterei al riparo! Fuoco! Buenas noches, capitán! Spegnete quel fuoco, salterà tutto! Fermate subito quel carro! Vi ho detto di fermarlo, teste di legno! Sì, capitano! Chissà come ci è riuscito! Chiudi il becco, mangia salsicce, no! Voi? Meglio non attardarci, signorita. Ho riconosciuto vostro padre nella mischia. È riuscito a mettersi in salvo, ma ha lasciato cadere questo. Oh, e gli altri? I Rancheros? Don Alejandro? Stanno tutti bene. Ma lo stesso non si può dire del capitano Monasterio e dei cannoni. Venite, vi scorto a casa. Questa zona è infestata dai banditos. No! Siete al sicuro ora. Adios! Chi siete voi? Shh,
È molto meglio che non lo sappiate. Una volpe astuta sta rintanata nel suo nascondiglio, soprattutto di giorno. Sapete, ho un certo debole per le volpi. Chissà quante volte vi avranno detto che siete incantevoli. Oh. Bene, ci rivedremo molto presto. Lo spero tanto. Oh. Lasciarvi è un dolcissimo tormento, signorita. Adios! Pronto, capitano? Hangar! Allora, siete pronto per il gran finale, capitano? Qui piovono spade, eccellenza! Capitano, ditemi, cosa significa tutto questo? Questo è solo il riscaldamento. Avete tirato piuttosto bene, a proposito. Non indoratemi la pillola. Capitano, avete resistito per 8 minuti e mezzo contro uno... beh, come me. Perdonatemi, Don Esteban Parasol, viceré della California. Permettetemi di presentarvi il leggendario maestro di scherma di Monterey. Maestro Antonio Ramirez della Poterna. Don Diego de la Vega, vostro ammiratore. E questo è il mio amico Bernardo. Viste le nostre recenti difficoltà, ho pensato di invitare il maestro a Los Angeles perché insegni ai nostri soldati nuove tecniche da usare contro... Zorro, senza alcun dubbio. Ha umiliato più volte i vostri uomini. Già. E sventato ogni vostro singolo piano per catturarlo. Quel bandito è stato molto fortunato, tutto qui. E inoltre vi ha battuto in ogni combattimento con la spada, non è così? E la vostra conclusione è? La mia conclusione? Oh, ma certo! Anch'io potrei approfittare di qualche lezione del maestro Ramirez. E lo stesso voi, caro Don Diego. Dovete allenarvi se volete affrontare Zorro. E anche gli uomini più fidati, soldati e rancheros, dovrebbero diventare invincibili. E se quello Zorro attaccasse la hacienda di De La Vega? O un'altra fattoria? O il palazzo? Sarebbe veramente terribile, vicere, ma non succederà. L'unico problema è che sono contrario all'uso della violenza. Distrugge l'armonia spirituale. Oh! Perché non lo raccontate a Zorro? So, rilassatevi. Consideratela un esercizio. Esercizio? Sotto questo sole ardente e con questa odiosa polvere? Oh, andiamo, Don Diego. Ormai è deciso, un po' di ginnastica non può certo farvi male, ragazzo. Ci vediamo domani per la lezione. Sì, quel presuntuoso maestro di scherma si merita una bella lezione. Ah, è vero, c'è sempre il rischio di essere smascherato. Quindi dimostrerò a tutti la vastità del mio talento. Patetico! Peggio di quanto potessi immaginare. Ah, molto bene davvero. Voi, soldato, avreste ogni probabilità di vincere contro la mia cara e anziana nonna. Francamente, capitano, non mi avete dato un gran materiale su cui lavorare. Vi parrà strano, ma non avete ancora visto il peggio. No! Chi vi ha insegnato a usare la spada? La mia cara nonna? Vostra nonna, sergente? E dove? Nella sua cucina? Oh, anche nella sua cucina, ma... Silenzio, sergente! Non siamo certo venuti qui per sentire la storia di tua nonna. Questo Zorro deve ormai conoscere ogni attacco, ogni affondo compreso nel vostro molto, molto elementare, arcaico, semplicistico, repertoire. In breve, male, assolutamente male. No, peggio che male, malissimo, patetico, spaventoso. Perciò ora io vi insegnerò una nuova mossa, una stoccata segreta di mia invenzione che Zorro non può conoscere. L'affondo del maestro Hangard. Attacca, sergente!
Ma perché proprio io? Perché tu sei un sergente, sergente! Signore, se il sergente non è all'altezza del compito, io sono a vostra disposizione. Cosa? Tu? Un caporale! Chi dice che io non sia all'altezza del compito? L'hai detto tu prima! Oh, quella no! Quella era una strategia! En garde! Questo, sergente, sarà il vostro nuovo affondo segreto contro Zorro. Schivare l'attacco, cambiare mano, fendente, montante, disarmare e poi affondare per finire. Muoviti, sergente, non abbiamo tutto il giorno. Sì, capitano. Proveremo la mossa a velocità ridotta. Anga! Cambio mano. Capito! Beh, continuate a esercitarvi. Con un po' di impegno dovreste riuscire a impararla. Prima che inizi il ventesimo secolo. Perlomeno è quello che spero. Ti conviene assimilare le istruzioni del maestro Ramirez immediatamente. Sì, signor capitano. O ti spedisco al reparto lavanderia seduta a stante. Maestro! Maestro! En garde! Ce l'ho fatta! Capitano! Maestro! Avete visto? Avete visto? Almeno tu mi hai visto, non è vero, Gonzales? Non ho visto nulla. Proprio nulla, sergente. Allora, signori? Eccomi qui, maestro. Sono pronto a cominciare per primo. Procediamo. Don Diego, la vostra è una spada da cerimonia, mon ami. Ah, sì, infatti. Mi è stata regalata da mio padre, Don Alejandro de la Vega. Ed è assolutamente inadatta per tirare di scherma. Dite sul serio, ma è così bella, una vera opera d'arte. Dovreste appenderla in salotto. Ora vediamo se riesco a trovarvi qualcosa di un po' più... efficace. Ma, eccellenza, dite cose così spaventose. Dobbiamo combattere per davvero? Da quel che vedo non mi sembra un avversario temibile. Credo che sia prudente non infierire. Ma maestro, lo prenderebbe senz'altro come un affronto. No, dovete trattarlo come se fosse Zorro in persona. Andiamo, come se fosse Zorro. Ma capitano, Don Diego potrebbe non sopravvivere a quello scontro. Me ne farei una ragione. No, non è neanche stata lucidata. Dunque, Don Diego, prima di cominciare la mia lezione, devo assaggiare le vostre capacità. Perciò, alzate la spada e preparatevi. Ma è normale che sia così pesante. Anga! Ma è proprio necessario? Lo è, Don Diego. È indispensabile che miglioriate la vostra abilità con la spada. Cosa? Questa lezione ha perso ogni attrattiva per me. Credo che sia giunto il momento di accomiatarmi da voi. Oh, ma Don Diego, non volete diventare più bravo? E se Zorro attaccasse? Su, via, andavate benissimo. Se Zorro attaccherà, spero che abbia il buon gusto di farlo con una spada da cerimonia. Così ci limiteremo ad ammirare le armi senza causare alcun danno. Ecco un perfetto incompetente. Siete pronto per la vostra lezione, eccellenza? Io? Oh, ecco... Beh, naturalmente. Oh, la mia lombaggine non mi dà tregua oggi. Non è possibile rimandare la mia lezione. Come volete. Per allora, chissà, anche Don Diego de la Vega sarà pronto per la lezione numero 2, quando gli asini voleranno. No, maestro, temo che abbiate spaventato a morte il nostro amico Don Diego. È un vero peccato. Sì, un buon amico che però ci abbandona alla prima difficoltà. Un buon amico, capitano, che è appena tornato dalla Spagna. Un caballero molto elegante che ci fa onore. Elegante? Indubbiamente. Non avete visto con che occhi lo guarda la signorita Carmen? Vi piacerebbe se guardasse così anche voi? Se la signorita avesse visto come maneggia la spada, non lo degnerebbe neppure di uno sguardo. Devo ammetterlo, Don Diego non durerebbe a lungo in una delle nostre famose competizioni.
La trovo davvero un'idea brillante, signore. Dite sul serio? Assolutamente. Il nostro Zorro non resisterà alla tentazione di cimentarsi. E allora, cari signori, finalmente riuscirò a eliminare quel gaglioffo. No, lo farò io. Non dimenticate che l'idea è venuta a me. Geniale! Aggettivo che mi calza a pennello. Sapete, capitano? Sorprendo me stesso ogni giorno. Il capitano Monasterio ha organizzato una gara. Una grande competizione di scherma. Domani a mezzogiorno, in onore del maestro Ramirez. Il vincitore riceverà come trofeo una bellissima medaglia d'oro massiccio. Grazie, Donna Maria. Che cuoca meravigliosa siete. E che moglie meravigliosa sareste. Un soldato passa ore e ore con il fondo schiena incollato alla sella, semplicemente per compiere il proprio dovere, e spesso senza mettere niente sotto i denti. Sembra spaventoso. Spaventoso? Trovate davvero? Abbondante sì, imponente certo, ma spaventoso. Non il vostro fondo schiena, sergente, è il torneo. Comincia a mezzogiorno, io non mi alzo mai prima delle due. Ma dovrai partecipare per difendere l'onore della famiglia. Lo trovo disumano. Se mio figlio non gareggerà, io lo farò a lui. Padre, no, è troppo pericoloso. Ma, Don Alejandro, non vorrete angosciare vostra figlia correndo questo rischio? Vi assicuro che mio padre non farebbe mai una cosa... Sono pronto. Ma, padre, siete troppo vecchio per un'impresa simile. Vecchio? Io? Ma se sono nel fiore degli anni. D'accordo, allora gareggerò. Lo faccio a malincuore, ma dal momento che devo, affronterò la gara al posto di mio padre. E mi assicurerò che nessuno faccia del male a Don Luis. Adios! Signores, venga! Una caraffa così poco? Che cosa c'è? Vuoi farmi fallire? Ah, ricordati che non facciamo credito. Comprate un pegno, un dono da offrire alla vostra amata. Volete una bella collana, signorita? Il vincitore si aggiudicherà la medaglia d'onore graziosamente concessami da Sua Maestà, il nostro buon re di Spagna in persona. Un tesoro realizzato in vero oro massiccio. Oh. Diego, non hai una persona speciale a cui offrire un dono per l'occasione? Signoritas, è stato impossibile per me scegliere tra il fulgore abbagliante di due meravigliose stelle. Non è necessario, padre. Ha già provveduto il capitano. Insomma, Diego! Non esagerare, capito? Carmen è mia amica. Ma sai che lo faccio solo per proteggerla. Smettila! Per me sarebbe un grande onore scortarvi, signorita. Siete molto gentile. Ed ora, il signor Don Diego de la Vega contro il caporale Ignacio González. Cavalieri, en garde! Diego, alza quella spada! L'idea è di difendere l'onore della famiglia de la Vega, non di affossarlo! Ma padre, non posso tirare di spada e usare il ventaglio allo stesso tempo. Su, Diego, non sei venuto qui per sventolarti con il ventaglio. Ma allora non potrebbe farlo, Bernardo. Fa un caldo terribile. Se potesse stare alle mie spalle, io... Diego, attenzione! Diego, va tutto bene? Ma no che non va tutto bene. Questo giacchino è di seta pura e ora è macchiato e danneggiato in modo irreparabile. Ma forse il mio sapone spagnolo riuscirà... Presto, portami a casa, Bernardo. Non è esattamente un campione con la spada. Dico bene, signorita. Non lascerò che l'onore dei De la Vega venga infangato così. Parteciperò anch'io alla competizione. Ti prego, padre, no! Beh, amico mio, un obiettivo l'avete raggiunto. Avete ridicolizzato il vostro rivale di fronte alla signorita. Peccato però che Zorro non si sia ancora fatto vedere. Fidatevi, io so che verrà.
Presto, Bernardo. Non dobbiamo farli attendere troppo. Sono così ansiosi di catturare Zorro. I nostri semifinalisti sono il prode capitano Monasterio e il signor Don Luis Villalonga. Allora, vi state divertendo, Don Luis? Certo, capitano. In effetti potrei anche vincere la gara, nonché la medaglia del nostro famoso maestro. Oh, ne siete convinto? Signores, en garde! Capitano, dimenticate che è un torneo amichevole, non all'ultimo sangue. Ancora convinto di vincere la gara, Don Luis? Ora basta! Angà, capitano! Zorro! Zorro! Sono qui per la vostra gara, capitano! Sì, lo so! E presto ti farò pentire di essere venuto a sfidarmi! Mi auguro che non sia troppo tardi! Oh, 2 contro 1! Volete proprio viziare! Però ci sapete fare! Niente male. Siete migliorato, capitano. Vedo che le lezioni del maestro di cui tutti parlano non sono andate completamente sprecate. No! Mancato! Catastrofe! Perché? Indossa anche lui un giacchino di seta. Avete fatto un buon bagno, capitano? Te la farò pagare, Zorro! No, capitano, ora è il mio turno. A questo punto la questione è tra Zorro e il maestro. E il maestro sono io. È per questo che sono qui. Per vedere se Zorro può superare in maestria il maestro. Bene, allora, en garde! E voilà! Sì, siete bravo, questo devo riconoscerlo. Ma io sono sempre il migliore. Zorro! Anche se fosse vero. Io ho altre capacità. Per esempio, la calligrafia. Inoltre, me la cavo bene anche come barbiere. Vi muoverete molto più agilmente senza il peso di quei baffi. No! I miei adorati baffi! È stato un piacere. Allora, miei cari concittadini, chi ha vinto il torneo del capitano?
Gracias, amigos! Soldati, arrestate quel furfante! Oh, capitano, mio capitano! Mi sono forse trattenuto troppo? Sergente, presto, l'affondo segreto! Ehi! Sergente Garcia, avete eseguito quella mossa alla perfezione! Oh, lo pensate davvero? Sì, siete stato geniale! Oh! Adios! Adios, Zorro! Garcia! È davvero una bella medaglia! Vi prego, ringraziate Sua Maestà per me! Per il momento, adios! E osate definirvi un maestro? In che cosa eccellereste? Nell'arte di farvi umiliare da un bandito? Oh, però, se ben ricordo, voi siete stato sconfitto prima di me! Che vorreste dire, patetico spadaccino da quattro soldi? No. Peccato che Diego si sia perso il finale. Sarebbe stato estremamente istruttivo per lui. È incredibile che Zorro abbia affrontato tutti quei formidabili spadaccini da solo. Rabbrividisco ancora il pensiero. I vostri sentimenti vi fanno onore, signorita. Zorro! A voi! Oh. Per l'onore della famiglia della Vega! Viva Zorro! Viva Zorro! Viva Zorro! Viva Zorro! Viva Zorro! Temevo che avrei compiuto 90 anni prima di rivedere la California. Allora, com'è Città del Messico? Raccontami, sei stata al Palazzo dei Viceré? Sì, certo. Aspetta, ma sei qui da sola? Dov'è Diego? Non è ancora tornato dalla Spagna. Diego non si è ancora alzato. Lo conosci, è sempre stato un gran dormiglione. Ricordo il giorno in cui mi ha regalato questo braccialetto Chumash. Già, anch'io ricordo molto bene quel giorno. Tu sei caduta da cavallo per quella ridicola scommessa che avevi fatto con mio fratello. Ricordo che mio padre si era veramente infuriato. Oh, Diego. Era sempre allegro e privo di preoccupazioni. Odiava rimanere chiuso in casa a leggere o studiare. Senza dimenticare quanto era carino. Lo sai, in questi ultimi anni Diego è un po' cambiato. Non dire una parola. Amo le sorprese. Ehi, padre! Diego, ho grandi notizie per te. Ho appena visto Don Luis. Sua figlia Carmen è appena tornata. Carmen? E come sta? Me lo chiederai tu stesso. Andremo a trovarli nel pomeriggio, d'accordo? Che ne diresti se vi sposaste dopo il raccolto? Non è una buona idea? L'unione delle nostre due famiglie sarebbe davvero un evento storico per la California. Un momento. Sono appena tornato dalla Spagna. Non vi sembra un po' presto per parlare di matrimonio? È troppo presto per sposarti? E va bene, vorrà dire che daremo una festa di fidanzamento. Che problema c'è? Pesce spada! Ehi, hai sentito, Gonzales? Carlos ha messo il pesce spada sul menù! Bene, soldati! Ispezionate le stalle mentre io vado a ispezionare il pesce spada! Ma, sergente! Non fare obiezioni! E voglio anche che strigliate i cavalli con grande cura! Garcia! Oh, capitano!
signore! Sì, capitano! Hai interrogato la gente del posto? Hai scoperto se qualcuno di loro sa dove si nasconda Zorro? Non ho ancora trovato nessuno che lo sapesse, oh mio capitano! Interroga tutti quanti, ci sarà pure qualcuno che possa darci delle informazioni. Oh, sì, certo! Per esempio, potrei interrogare i camerieri e i clienti della locanda! Garcia! Su, su, sergente! I cavalli devono essere strigliati con grande cura. Quell'uomo, per esempio, portatelo qui. Forza, voglio interrogarlo. Sì, signore. Che succede? Cosa volete da me? Quando ero ancora in carica, l'esercito era tutta un'altra cosa. Quel monasterio, quando la smetterà di tormentare la gente di questo paese? No, io detesto quell'uomo. Ines, hai sentito parlare di Zorro? Sì, ne ho sentito parlare. Ero presente la prima volta che ha fatto la sua apparizione. Che fortuna. Don Luis, non sapevo che vostra figlia fosse tornata in città. Oh, signorita, la vostra bellezza è addirittura abbagliante. No. Los Angeles ha una grandissima fortuna perché ospita le due più belle rose di tutta la California. Oh, capitano, state esagerando. Neanche un po'. Io non cambierei nemmeno una sillaba di quello che ho detto. Capitano, io e mia figlia dobbiamo tornare nella nostra hacienda. Villa Longa non dovrebbe permettersi di trattarmi in questo modo. E nemmeno le due signoritas. Veramente tu? Certo che sono io, sciocchina. Hai un aspetto incredibile. Quasi quasi non ti riconoscevo. Cosa? Mi stai dicendo che una volta ero brutta? No, tu non sei mai stata brutta. Sei sempre stata... sì, insomma... carina. Carina? Credevo che avessi imparato qualche parola più gentile al college. Forse è meglio che ti presti qualche libro. Salve, Don Luis. Salve, amico mio. Come sono carini insieme. Lasciamoli da soli a fare dei piani per il matrimonio. Dovrò aggiungere delle stanze alla mia casa per i nostri futuri nipotini. Che fantasia hanno quei due. È vero. Mi domando dove le prendano certe idee. Chissà dove. Tu e io non ha alcun senso, dico bene. Noi siamo buoni amici. Ci conosciamo da così tanto tempo. Già, forse da troppo. La California è cambiata da quando ero bambina. Il comandante monasterio ha reso la vita impossibile a tutti. Tu che cosa pensi di fare per difenderci? Niente. Niente? Diego della Vega, mi vergogno di te! Meno male che c'è Zorro! Ah, no, ti prego. Non dirmi che sei una sua ammiratrice anche tu. Almeno lui è coraggioso, ardito. Tu sembri ancora un ragazzino. Ah, che noia. Cos'è questo? È orribile. Tutto rovinato, consunto. E poi fa pugni con il tuo vestito. Dovresti comprarne un altro. No, non voglio comprarne un altro. Io... Oh, sei un vero disastro. Io me ne vado. Carmen! Diego! Capitano! Come va? Che cosa vi porta alla hacienda di Don Luis? Questioni militari, Don Diego. Allora, Diego, si può sapere che cosa ti ha preso? Don Luis è il mio migliore amico. Mi spiace molto, padre. Ero annoiato da tutte quelle lacrime. Non vedo l'ora di tornare in hacienda, stendermi e leggere le mie poesie. Sì, d'accordo, hai ragione. Questa volta ho un po' esagerato. Almeno avrebbero potuto portarci qualcosa da mangiare. Qual è questo importante argomento di cui volete discutere, capitano? Don Luis, a Los Angeles si dice che siete solito criticarmi apertamente. E
chi lo dice? Quell'onesta povera gente che incarcerate solo perché protesta? Vi rendete conto che per un'insolenza del genere potrei arrestarvi all'istante? In ogni caso, sono qui per farvi una proposta. Mi concedereste la mano di vostra figlia? Carmen? Esattamente. Se accetterete, dimostrerete a tutti che mi siete leale. Voi volete diventare un proprietario terriero, questa è la verità. State molto attento, Villalonga. Se Carmen non diventerà mia, io vi rovinerò. Tornerò presto a trovare la vostra dolce figliola. Fuori da casa mia, capitano. Vi suggerisco di ricevermi con tutti gli onori degni di una persona del mio rango. Padre, ho sentito tutto. Cosa ne sarà di noi? Non ti preoccupare, tesoro. Non consegnerò mai mia figlia nelle mani di un bandito, anche se indossa l'uniforme dell'esercito. Diego! Hai preso un colpo di sole o cosa? Perché hai raccontato tutte quelle sciocchezze a Carmen? Perché Zorro non può certo sposarsi. Senti, Carmen è fantastica, sono stato felicissimo di rivederla. Ma se la sposassi, scoprirebbe che io sono Zorro e questo la metterebbe in pericolo. È meglio che per ora stia lontana da me, per la sua sicurezza. Diego della Vega. Buongiorno, padre. Ben arrivato. Buongiorno, Ines. Se non andrai immediatamente a parlare con la tua fidanzata chiedendole scusa in ginocchio, ti caccerò fuori di casa. Senza i tuoi libri di poesia. D'accordo, padre. Lo prometto. Oggi canterò con la mia chitarra una bella canzone a Carmen per chiederle perdono. Oh. Ah. Se non sapessi che sei sordo, ti darei tanti di quei messaggi da riferire a Don Diego. Che tipo? Ha mandato te a farmi la serenata. Ah, quando lo vedo gli strappo tutti i capelli. Grazie, Bernardo. Carmen ha davvero molto apprezzato. Lei ha sempre avuto una grande passione per la musica. Non mangiare! Non mangiare i fiori, cavallo cattivo! Salve, Bernardo! Questi fiori non sono per te! Sono per la signorita Carmen! Il capitano ci scorti che la bevi tutti e due! Ai, ai, ai! Mi spiace, capitano, ma ho la sensazione che la signorita Carmen non apprezzi particolarmente i fiori masticati. Fiori? Io sono allergico ai fiori!
Oh, guarda che bello! No! La pagherai per questo, Garcia! Sì, signore! Quanto vi devo, signore! Ne riparleremo! Ora facciamo visita ai Villalonga. Voglio distruggere quella arrogante famiglia per sempre. Buongiorno, signorita Ines. Lavoro, sempre lavoro, notte e giorno, neanche fossimo degli schiavi. E adesso ci tocca anche arrestare tutti i Villalonga. Diego! Presto! I Villalonga sono in pericolo! Ordini del capitano, vi portiamo via tutti quanti. Vogliamo scoprire se sapete qualcosa di Zorro. E resterete a mia disposizione finché non ci avrete detto tutto quanto. Noi non sappiamo niente di Zorro. Questo è un sopruso. Don Luis, aiutateci. Sono con voi, state tranquilli. Riusciremo a cavarcela. Fermi, mani in alto! Muoversi! Signorita... Capitano, che cosa ci fate qui? Sono venuto a rendere omaggio alla futura signora Monasterio. Oh, e dove sarebbe? Non sapevo che avessimo ospiti in casa. Vi comportate come vostro padre. Voi pensate di fare quello che vi pare solo perché siete dei ricchi rancheros. Ma io so quello che ci vuole per la gente come voi. Zorro! Capitano! Signorita, perdonatemi se sono qui senza essere stato invitato, ma credo che il capitano abbia bisogno di lezioni di galanteria. Ah, en garde! Capitano, per conquistare una fanciulla occorre pazienza! Le donne amano i poeti, lo sapevate, capitano? Forse dovreste parlarle della bellezza delle stelle. Forse tu dovresti stare zitto! Zorro! Sei finito, Zorro! Sembra che stiano combattendo là dentro. Zorro! Garcia! Sparagli! Cosa stai aspettando? Fulmina questo bandito! Non qui in casa. Potremmo danneggiare qualcosa, no? No! Oh, mi dispiace tanto. Capitano, sto arrivando! Ehi, c'ero prima io! Garcia! Soldati, bloccate le uscite!
Sì, signore! Ah! No. Fermo! Anker! Ce l'abbiamo fatta! Guardate qua! Non sei in trappola! L'ho preso! Garcia, sei un incapace! Grazie, sergente. È stato un piacere. No. Arrenditi subito, manicondo! Insomma, prendetelo! Questa è la tua fine, Zorro! Cucù! Capitano, è giunto il momento di dirci adios. Ma tornerò ancora per darvi qualche altra lezione di galanteria. Adios! Dov'è andato? Soldati, trovatelo! Certo! Sì, sì, subito, capitano! Nessuna traccia di Zorro, capitano! È sparito! E anche i Beones sono spariti! Va bene! Per questa volta il vostro amico vi ha salvato, Don Luis. Ma la prossima volta andrà diversamente. Torniamo al presidio, forza! Sì, signore! Sì, agli ordini, capitano! Agli ordini, capitano! Salve, signorita. Prima di andare, volevo assicurarmi che voi steste bene. Sì, e devo ringraziare voi per questo, signor Zorro. Oh, non dovrei accettarla, ma avete rischiato la vita per noi. Dovreste essere più prudente. Nessuno riuscirà mai a prendermi, questo ve lo prometto. Vai, Tornado! Corri come il vento! Avanti! C'è una lettera, capitano! Sì, va pure. Zorro, ancora lui! È ora di finirla! Garcia! Garcia! Dai vostri ordini, capitano! Gli stivali! Dove sono i miei stivali? Cosa hai da ridere? Lo trovi divertente? No, signore, davvero. Ma non vorrei proprio che prendeste freddo agli alluci, capitano. Dunque. Ah, eccoli, li ho ritrovati. Sono laggiù. Li ho salvati. Ecco qua.
quello che farò. Tenderò una trappola infallibile per catturare Zorro. È un'idea assolutamente geniale, Garcia. Sta a sentire. Per prima cosa farò arrestare degli indiani ingiustamente. Avete detto ingiustamente? Certo, per un falso motivo. Ma perché, scusate? Ma per attirare Zorro, ovvio. Li rinchiuderemo proprio qui, nel carcere del presidio. Subito dopo, io partirò con la guarnigione per un viaggio che mi terrà lontano dal forte per giorni. Zorro ovviamente penserà di avere via libera. E avrà davvero via libera? Sì, e si precipiterà qui per soccorrere quegli indiani. In quel preciso momento, io tornerò con la guarnigione e lo catturerò una volta per tutte. Che genio! Ascolta bene, Garcia. Mentre io sarò via con il grosso delle truppe, tu dovrai fare la guardia agli indiani rinchiusi qui al presidio. E ti consiglio di tenere a freno la lingua, altrimenti dovrai lucidarmi gli stivali per sempre. Intesi, capitano. Non vorrai che te lo ripeta ancora, spero. No, no, capitano. Buongiorno, capitano Monasterio. Cara signorita della Vega, sono sorpreso e onorato che abbiate voluto accettare il mio invito. Non mi sarei persa la rassegna delle vostre truppe per nulla al mondo. Permettete. È molto elegante, non trovate anche voi? Oh, sì, assolutamente. Non è tutto. Lo spettacolo non finisce qui. È il momento del pezzo forte della giornata. Chi sono? Guardate quelle persone. Sì, guardatele bene, coraggio. Quegli indiani sono stati arrestati perché hanno tentato di sottrarsi ai campi di lavoro. Eh? Oh no, è terribile. Questo incubo non avrà mai fine. Sono tutti quanti fuori legge e quindi meritano di essere trattati con la massima severità. D'ora in poi ogni ribellione all'autorità del governatore non resterà impunita. E che serva di lezione a tutti voi. Portateli via! Terribile. Sì, assurdo. C'è più giustizia. Su, andiamo, capitano. Non potete trattarli in questo modo. E per quale ragione non posso? Sentiamo. C'è forse qualcuno in grado di fermarmi? Applaudiamo al ritorno dell'ordine a Los Angeles. Voi siete un po' troppo sensibile, signorita. Dopotutto, quegli straccioni sono soltanto degli indiani. E non dimenticate che voi siete la figlia del nostro Don Alejandro. Basta, silenzio! Ora ho il compito di guidare la guarnigione fino a Monterey, dove il governatore inaugurerà un nuovo palazzo. Sarò di ritorno tra 10 giorni, più o meno. Lasciate il presidio adesso? Mi sembra di avvertire qualcosa come una nota di rammarico nella vostra voce. Purtroppo, il dovere mi chiama, mia cara. Oh, è stato un piacere condividere questo momento con voi. Conto su di te, sergente. Attento a non deludermi, altrimenti... Sì, capitano! No! Mi dispiace, capitano! Che figura mi hai fatto fare! Beh, credo di meritarmi una piccola ricompensa, giusto? Voi fate come al solito. Quanto a me, vado a rinfrescarmi un pochino. Fa un caldo oggi. Alla hacienda. Subito. Presto. Pronto? Via! E Diego vince il primo round. Vai a voltare le spalle al tuo avversario! Diego! Monasterio ha fatto arrestare di nuovo degli indiani! Li ha rinchiusi in prigione! E verranno processati nel giro di qualche giorno! Da adesso! Ah, no, non siamo pari! L'ho toccato prima io! E Monasterio ha scoperto chi si nasconde dietro la maschera di Zorro! Contento? Che cosa hai detto? Perché non mi ascolti mai?
Monasterio ha fatto ingiustamente arrestare alcuni indiani ed è partito con la guarnigione per Monterey. Non possiamo permetterlo. E dove ha rinchiuso gli indiani? Al presidio militare. Devi fare qualcosa, Diego. Sì, hai ragione. Ci vado immediatamente. Ti va di venire con me? Sì, seguire la guarnigione è una buona idea. In questo modo scopriremo se l'intera unità sta andando a Monterey. Sarebbe anche interessante sapere quanti uomini si è portato via Monasterio. Mio caro Garcia, non ho parole per dirti quanto abbia apprezzato la tua intelligenza, nonché il tuo grande coraggio nello svolgimento di questa missione. Oh. Pertanto io ti nomino capitano a vita di questa guarnigione. Oh. Sergente Garcia, dunque è tutto vero? Ti hanno nominato capitano ad interim? Sembra proprio che io debba congratularmi con voi. Sì, è vero. Cioè, voglio dire, insomma... No, non fate il falso modesto con me. Finalmente il vostro coraggio è stato ricompensato. Oh, grazie, Don Diego. La vostra stima mi riempie d'orgoglio. Non so come ringraziarvi. Peccato che dobbiate fare la guardia a questi orribili prigionieri. Avremmo potuto festeggiare la vostra promozione con un buon pasto. Ma cosa hanno fatto di tanto grave? Oh, mi dispiace, Don Diego. Credetemi, niente di personale. Ma non posso parlare di quegli indiani. Ordini del capitano? Sì, certo, questione di interesse nazionale. In tal caso ne parlerò direttamente con Monasterio. A proposito, quando sarà di ritorno quel gentiluomo? Oh, non lo vedremo prima di 10 giorni. Vabbè, questo come minimo. Avanti! Non c'è tempo da perdere. C'è molta strada da fare per arrivare a Monterey. Sono un bel mucchio di soldati. Chissà che cos'altro ha in mente di fare il capitano Monasterio. La cosa non promette bene. Sì, hai ragione. Credo che sia una missione per Zorro. E così gli ho assestato un pezzo. È meglio sbrigarci, caporale Gonzales. Dobbiamo fare dietro fronte se vogliamo arrivare in tempo per catturare Zorro. Se la mia trappola ha funzionato così come spero, lui si sarà già messo in marcia. Ai vostri ordini, capitano! No! No! Abbassa la voce, questa è una missione segreta! Agli ordini, capitano! Nella paella. No. Oh. È Zorro. Shh.
Davvero? Oh, sì, è tutto a posto. Come sarebbe tutto a posto? In realtà non dovrei dirvi niente, ma tutto questo fa parte di un piano. Pensateci, perché li abbiamo arrestati se non hanno fatto niente di male? Intelligentoni, Ma andiamo, sergente. Noi arrestiamo sempre persone che non hanno fatto niente di male. È vero, ma in questo caso il capitano Monasterio e io abbiamo previsto ogni cosa. Noi abbiamo arrestato gli indiani. Zorro si precipiterà a liberarli e poi, wham bam, lo becchiamo. Ma Zorro è già arrivato, giusto? Zorro è arrivato? E l'abbiamo lasciato andare via? Presto, prendetelo, prendetelo! Ah, eccoti qui, signor Zorro. Questa volta non ci sfuggirai, non hai alcuna via di scampo. Ah, siete voi, capitano. Va tutto bene, amici miei. Ci vorrà solo un momento. Su, prendetelo. Lo voglio vivo. O meglio, ancora morto. Sei finito. Su, andate. Non hanno niente contro di voi. Avete sentito il capitano? Prendetelo! Lasciateli andare, quelli sono solo pesci piccoli. Io preferisco concentrarmi su un altro genere di preda. A questo punto si direbbe che la tua ora sia arrivata, Zorro! Non vorrei deludervi, capitano, ma temo di avere altri piani. Adios, capitano. Tornerò a trovarvi e ci divertiremo ancora. È una promessa. Che cosa state aspettando? Muovetevi! Inseguitelo! Inseguitevi! Lo vedo! È sul tetto! Eccolo! È lassù! Dobbiamo farlo scendere di lì! Facciamocelo scappare! Woohoo! Allora, ti senti pronto a spiccare il volo, caballero? Oh! Eccolo! Di qua, forza! L'abbiamo in pugno! Capitano! Garcia! Che cosa ci fai lì per terra, idiota? Tirati su, forza! Svelto, è lassù! Adesso non ci scappi più! No? Contro uno. È più di quanto non meriti. Non sono così forte. O forse sì. Oh, oh, sinistra, destra, sinistra, destra. No, ma smettila con questi trucchetti e combatti lealmente. Lealmente? Non scherziamo. Sapete benissimo che questo non è nel vostro stile, capitano.
Ale, toro! Ale! Mancato! Ma cosa stanno aspettando? Tiratelo, tiratelo! Preso! Ecco fatto! Aspetta, Tornado, ho dimenticato una cosa. Ma dove? Ah, scusate, capitano. Dimenticavo di lasciarvi un souvenir. Cosa? Me la pagherai! Impiedi, vabbè, che non siete altro! Non vedete che sto scappando! Abbiamo la forza! Non deve sfuggirci! Prendetelo! Piano, piano, Tornado. So dove nasconderci. Presto! È qui dentro! Ela! C'è qualcuno in casa? No! Forza, è uno! È due! Avanti, sbrigatevi! Dov'è Zorro? Chi? Scusate, non capisco. Non cercare di fare il furbo con me, Carlos. Lo so che sia nascosto qui dentro. Ma vi state sbagliando di grosso, caporale. Noi ospitiamo solo onesti cittadini e il sergente Garcia qui può confermarvelo. In effetti... E tu questo lo definiresti rispettabile? Suonare la chitarra nel cuore della notte? Scusate, madame. Oh, Don Diego! Scusate, non avevo la minima idea che voi foste alla locanda. Stavolta ti ho preso, Forfante! Capitano, come mai già di ritorno? Lui dov'è? Deve essere per forza qui. Niente. Avete perduto qualcosa, capitano? Posso esservi d'aiuto? Io non riesco proprio a capire. Che cosa ci fate qui a quest'ora, Don Diego? Come mai non siete a dormire a casa vostra? Lasciamo perdere, capitano. Non è incredibile che gli affari di mio padre richiedano la mia presenza a San Luis Obispo domattina all'alba. Così ho deciso di dormire alla locanda per prendere la prima diligenza. Sergente Garcia, è tutta colpa tua. Ti sei lasciato scappare, Zorro, quando io ti avevo affidato una missione della massima importanza. Dovrò mettere una taglia sulla sua testa. Quindi è quel manigoldo il responsabile del fracasso che mi ha afflitto nell'ultima ora? Lasciate che aggiunga 500 pesos al premio per la sua cattura. 500 pesos? 500 pesos? Cioè 500 pasti dal buon Carlos? Non vorrei invitarvi ad uscire. Ma intendete rimanere mentre mi lavo? No, Don Diego, scusateci se abbiamo interrotto il vostro bagno. Non c'è problema, è stato un piacere rivedervi, capitano. Adios, Don Diego, adios. Incapace, mentecato. Mi dispiace, capitano. Fai bene quello che ti aspetta, non è vero, Garcia? Stivali da lucidare a vita. Sì, capitano, a vita. Monterey, dobbiamo andare al ballo del governatore. Non possiamo andarci subito, no. Ines. Diego è andato a trovare la nonna e io ho tante di quelle cose da sbrigare qui al ranch. Porta un po' di pazienza, figlia mia. No, andiamo. Credi davvero che non capisca? Il mio ballo è qui.
Ti prego, Bernardo, danza con me. E c'è una certa signorita della Vega che dovrebbe provare il vestito. A meno che non abbia deciso di andare al ballo dell'anno prossimo. Su, su. Arrivo. Arrivo, Doña Maria. Non preoccuparti. Ah. Con chi vuoi parlare? Io con mia madre. E tu? Con il nonno. Mi manca molto. Gli volevo tanto bene. Tu sei della nostra tribù? Mia madre lo era. Era una Chumash, come te. E che cosa le è successo? Molti anni fa i pirati entrarono in casa nostra. Mia madre salvò me e mia sorella, ma il grande spirito la portò via. Mio padre non è più qui, invece. È stato portato via dai soldati. Cosa? Avevano tanti cavalli e anche tante armi. Vuoi sapere dove lo hanno portato? Mm-hmm. Ecco! Quello è mio padre. Muoviti! Forza! Forza! Avanti! Spostate quel masso! Presto! So! So! Che grinta, caporale! Zorro farà bene a stare attento. E voi che cosa ci fate qui, Don Diego? Stavo per chiedervi la stessa cosa, caporale. Perché lavoro stradale? Ordine del governatore. Oh, e suppongo che questi uomini si siano offerti volontari per fare questi lavori. Non abbiamo chiesto la loro opinione. Il capitano Monasterio ha ordinato così. Ah, e la frusta? Beh, questa frusta è una mia idea. Serve a farli lavorare più in fretta. Oh. Sembra un buon metodo, ma se qualcuno lo trovasse inumano? Dovrebbe parlare con i miei superiori. Ah, ma questa è un'ottima idea. Vi ringrazio, caporale. È stato un ottimo suggerimento. Ci vediamo, ragazzo. Ciao. Oh, mimma no. Sala. Mimma. Oh, nonna, è passato troppo tempo. Continuo ancora a combattere per la mia gente, anche se ormai sono vecchia come quella montagna. Mi spiace, sei venuto a trovarci in un momento difficile. Sì, lo so. L'esercito sta facendo lavorare come schiavi i vostri uomini. Che cosa pensi di fare? Diego, come sai, noi non siamo guerrieri. E fin dai tempi dei nostri antenati ci siamo sempre battuti per evitare i conflitti. Ma oggi hanno portato via quasi tutti i nostri uomini. Nel villaggio sono rimasti solo le donne, i bambini e noi anziani. Se porteranno via altri uomini, toccherà a me pescare alla mia età. Stanno costruendo una strada sul dorsale della montagna. Ma per quale motivo? Non c'è niente. Che cosa cercano? Gli spiriti dicono che quei soldati vogliono fare delle brutte cose al nostro sacro monte. Tranquilla, nonna. Andrò a Monterrey e parlerò al governatore. Gli dirò di fermarsi. Che il governatore Parasol faccia una bella vita. Puoi dirlo, mentre il suo popolo sta morendo di fame e di sete. Io mi lavoro il governatore, Ines. E io mi farò dire da Monasterio tutto quello che sa su quella strada. No.
Vostra Eccellenza, vi prego, permettetemi di presentarmi. Io sono Don Diego della Vega. Oh, Don Diego! Ho sentito parlare tantissimo di voi. Sono stato nominato governatore mentre voi vi trovavate in Spagna. Dicono che voi siate un cavaliere molto promettente. Oh, Don Parasol, siete troppo gentili. Su, ditemi, mio caro Diego, che effetto vi ha fatto tornare qui in California? Beh, devo dire che ho notato molti cambiamenti, purtroppo. Prima che andassi in Spagna, nessuno avrebbe fatto lavorare i poveri Chumash come schiavi per gli interessi della corona. Che cosa state dicendo? Io non ne so nulla. Sto parlando della strada sulla montagna dei Chumash. Oh, io non conosco questo progetto. Non mi occupo mai delle noiose questioni che riguardano quei selvaggi. Non sapete niente di questa storia? Ma che ci sarebbe di male nell'impiegare questi... Chumash. Oh, già, anche i loro nomi sono così complicati. Voi capite cosa intendo, non è vero? Signorita, è un grande piacere vedervi qui. Mi concedereste l'onore di un ballo? Con molto piacere, capitano. Ho saputo che state costruendo una strada sulla montagna. Perché? Non c'è nulla di interessante lassù. Oh, lo sapete. Sì, in effetti vi confesserò che ho diversi progetti, però direi che queste non sono cose di cui discutere con una signorita così graziosa come voi. No, ma voi potete parlarmi di quello che volete, capitano. Andiamo, andiamo, andiamo. Voi siete molto curiosa, mia dolce Ines. E va bene, allora vi confesserò un segreto. La donna che mi sposerà diventerà ricca. Molto ricca. Se ho ben capito, capitano, voi state per diventare ricco. Non crederete che voglia passare tutta la mia vita nell'esercito, vero? Io ho parecchie risorse e credo che potrei essere un eccellente ranciero. Ma prima mi serve un po' di terra e una moglie. Mi avete pestato un piede, capitano! Perdonatemi. Mi dispiace moltissimo, signorita. Beh, se volete scusarmi, ora vorrei raggiungere mio padre. Mio caro Bernardo, che buono, sono così affamato. Scordavo che non puoi sentire quello che dico, quindi credo di poterti raccontare un segreto. Il capitano vuole sfruttare la miniera della montagna, ma ha qualcosa a che fare con l'esercito questa storia? No! Quei poveri Chumash, non mi piace questa faccenda, Bernardo. Comunque mi ha fatto bene sfogarmi con te, anche se so che non senti niente. Beh, se non altro ora mi sento più leggero. Sergente Garcia. Sì, capitano. Prepariamoci, si ritorna a Los Angeles. Sì. Capisco perché Monasterio è convinto di diventare ricco. Ma che genere di miniera sarà? La cosa strana è che Parasol sembra non saperne niente. Quindi il capitano sta pensando di tenere tutto per sé. Un bel furbacchione. Mi domando che cosa ne pensi Zorro. Certo, è stato un viaggio stancante. Beh, andrò a riposarmi un po'. E voi dovreste fare lo stesso, figlioli. Sì, lo faremo sicuramente, padre. Bene, allora siete pronti? Forza, andiamo! Vieni! Questo è un nascondiglio segreto che mi ha lasciato mia madre in eredità. A parte te, Ines, nessuno deve saperlo. Ma qui sotto vive anche un mio fedelissimo amico.
Ho domato io stesso questo cavallo. Quando siamo partiti per la Spagna l'ho affidato a un indiano che se ne è preso cura, così nessuno potrà mai collegare questo cavallo a noi. È il miglior cavallo del mondo. Bene, ci vediamo più tardi. Andiamo, soldati. Vi voglio obbedienti e scattanti. Oggi non c'è il sergente Garcia. Sì, signore! Sì, signore! Sì. Chi è quell'idiota che... Oh, ma siete voi, signorita Inés? Ecco, vedete, io... Vi è capitato un incidente? Oh, sì, capitano. Temo che si sia rotta una ruota. Non vi preoccupate, la sistemeranno i miei uomini. Ehi, voi, al lavoro! Sbrigatevi! Sì, signore! Subito, signore! Incapaci! Oh, oggi c'è un caldo davvero insopportabile. Sento che la mia gola sta andando a fuoco. Ehi, tu! Sì, capitano. Sto ancora aggiustando la ruota. Prima voglio che tu vada a prendere un po' d'acqua fresca per la signorita. Muoviti! Perdonateli, vi prego. Sì, stessa storia, perché devo fare sempre io tutto il lavoro? Non è divertente, Gonzales. Di che state parlando, signore? Lo sai benissimo. Non osare tirarmi addosso un'altra pietra. Ehi, siete stato voi a tirare delle pietre a me. Sei stato tu, selvaggio irrispettoso. Adesso te la farò pagare. Ora sapete anche voi che effetto fa essere frustati. Zorro! Zorro! Soldati! Catturate quell'uomo! Voi attaccate a destra, gli altri a sinistra! Sì, signore! Forza! No, un momento! Fermi! Volevo dire... voi a destra con gli altri! Non quella a destra! La destra che è dall'altra parte! No, volevo dire a sinistra! Può darsi che esistano metodi più semplici, sergente. Perché non venite quassù a prendermi? Ehi! Tornate subito qui! No, va bene, pazienza. Non posso pensare a tutto io. Zorro! Stai attento! Sto venendo a prenderti, ormai non hai più scampo! Avrò la mia promozione! Dodo! Caporale Gonzales, sono il tuo sergente e quindi sarò io il soldato che catturerà Zorro. È chiaro il concetto? Se fossi in voi andrei a cercarmi un riparo. Credo che pioverà. Ma che dici? Non c'è nemmeno una nuvola. Ma
Quanto tempo ci vuole per aggiustare una ruota? Oh, andiamo, non ve la prendete, capitano. Ora mi sento molto meglio. E questo grazie a voi. Più in fretta, soldato! Sì, ho fatto! Ho finito, capitano! Beh, finalmente! Mia cara signorita Inés, vi prego di scusarmi, vi accompagnerei volentieri a casa, ma ho molto da fare. Vi ringrazio comunque. Adios, capitano. Spero che il mio incidente li abbia rallentati a sufficienza. Attenti! Ne arrivano altri! Vuoi fare qualcosa, Gonzales? Se si ostruisce il passaggio della miniera, il disonore cadrà su di noi! E non sarà l'unica cosa che cadrà su di voi! Addosso! Prendiamolo! Questa volta non riuscirà a cavarsela! Non raccogliete le spade, signores? Perché sei in mutande, Gonzales? Andiamo! Che bello, sono arrivati rinforzi! Zorro! Salve, capitano! Siete arrivato tardi! Che cosa aspettate? Arrestate quell'uomo! Sì, signore! Dai, ordiniamo! State indietro! Capitano! Su, venite avanti, non siate timido! Ora ti sistemo io, Manigolda! No, così non è valido! La miniera è stata distrutta. Io odio quel bandito. C'è un lato positivo. Ci siamo sbarazzati di Zorro. È rimasto dentro. È rimasto schiacciato come una tortiglia tra tutte quelle enormi rocce. Povero Zorro, che brutta fine. Ehi, guarda, Bernardo. Hai visto? Si tirerebbe argento, sei d'accordo? Ora sappiamo cosa stava cercando Monasterio. Capitano Monasterio! Zorro! È ancora vivo! Pensavate di sfruttare questa miniera senza avvertire il vostro governatore? No, no, no! Non vi sembra che sia un comportamento un po' scorretto? E va bene, terrò la bocca cucita. Promesso! Parasol non lo saprà mai! Adios! È stata tutta colpa tua, incapace! Già, è stata tutta colpa vostra, incapace! Mentre voi, capitano, siete sempre il migliore di tutti. Ha 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 ha!
Grazie, Zorro. Mi spiace, amico, ma quella splendida donna è mia! Ehi! Non se ne parla! La signorita Naranja ha detto che vuole essere mangiata esclusivamente da me! Ancora! Andiamo! Rischi solo di farti male. Terra! Terra in vista! California. Bernardo. Non ne senti il profumo? È il dolce profumo della nostra patria. Sì, Bernardo, sono 5 anni. 5 anni che l'abbiamo lasciata per la Spagna. Quanto tempo. Coraggio, andiamo a raccogliere le nostre cose. Sai, non vedo l'ora di abbracciare Ines. La sua lettera mi ha preoccupato. Pare che siano successe cose terribili in California. Tanti innocenti arrestati, tanta brava gente rovinata. Mi ha parlato del nuovo viceré come di un avido e crudele tiranno. E pare che detesti il capitano di Los Angeles. Ah. Sì, anch'io vorrei combattere, ma avremmo contro centinaia di uomini, o peggio, finiremmo in prigione. In ogni caso, terrò solo una spada. Meglio non farsi vedere con tutte queste armi. Ah? Bernardo, da oggi in poi mi fingerò uno spadaccino imbranato. Uno che detesta le armi, dedito solo ai libri. Per quanto riguarda te, fingerai di essere sordo. Così la gente parlerà liberamente di fronte a te. Scopriremo tante cose interessanti, ne sono certo. Ci sono cose molto più importanti delle coppe. Da oggi affronteremo nuove sfide! Costano soltanto 2 pesos in più. Bene! Grazie, Rosa. Alla prossima! Comprate, signori! Oggi pesce fresco! Ines! Padre! Diego! Ma sei più alto di me! E tu, sorellina, sei diventata una vera bellezza! Diego! Padre, che piacere rivedervi! Allora, che cosa hai imparato alla Royal Academy in questi 5 anni, figliolo? La tua testa sarà piena di cose nuove, voglio sperare. Padre, ho una cattiva notizia. Durante una festa in onore del re, Bernardo si è trovato troppo vicino a un cannone e da allora è rimasto sordo. Povero Bernardo, ma questa è una cosa terribile, come mi dispiace. Oh! Sei stato davvero sfortunato, ma sono felice che tu sia di nuovo qui, tra di noi. Vedrai, ci prenderemo cura di te. Eh? Attenzione! Scusate. Razza di incapace! Che cosa stai facendo? Rimetti a posto quella botte, forza! Sergente Garcia! Sì, capitano! Questi scansafatiche stanno dormendo. Che cosa aspetti? Svegliali! Questi pezzenti devono lavorare sodo. Ti ricordo che non vogliono pagare le tasse. Avete sentito il capitano? Al lavoro! Forza! Senti! Calmo! Tranquillo! No, no. Aiuto! Aiuto! Non so nuotare! No. No. Garcia, sei un idiota! Don Alejandro,
Signorita, che magnifica sorpresa incontrarvi qui. Diego, figlio mio, questo è il capitano Rafael Monasterio della guarnigione di Los Angeles. E questo giovane è Bernardo Velasquez, capitano. È il figlio del mio vecchio fattore, un bravo ragazzo. Siamo appena tornati da Barcellona, dove abbiamo studiato. Capisco. E anche voi volete cambiare il mondo come tutti gli altri studenti? Io? No, non mi occupo di politica. Ma se volete parlare di poesia o di filosofia, sono tutto vostro. Ah, perdonate il mio amico, è sordo. Lui capisce soltanto il linguaggio dei segni. Non ho tempo da perdere con questo rifiuto umano. Le mie medaglie! Ehi! Non posso fermarmi più a lungo. È un peccato, ma i miei doveri di soldato mi impongono di privarvi ancora una volta della mia presenza, signorita Inés. È stato divertente, Bernardo. Muoviamoci! A Los Angeles, senza perdere tempo! Oh, sì, capitano! Agli ordini! Beh, vi lamentate? Avreste dovuto pagare le tasse! Su, coraggio! Sbrigatevi, forza! La mia schiena! Ma quando ci sarà un porto a Los Angeles? 4 giorni in carrozza sono un'autentica tortura. Oh, insomma, Diego, preferiresti fare il viaggio a piedi e dormire sotto le stelle, come sono costretti a fare quei poveri peones? Papà ha ragione, Diego. Però quando eravamo piccoli ci piaceva dormire all'aperto, vero? Ma che cosa stai dicendo? Monasterio è un uomo brutale che spadroneggia sui contadini e semina il terrore in tutta la regione. Ho trovato! Gli presterò un eccellente libro che parla di come si esercita il potere. Il principe di Niccolò Machiavelli. Diego, sta attento. Quell'uomo è peggiore di quanto tu pensi. Andiamo! Avrai letto le mie lettere, no? Ah, sì, le ho lette. Ma non mi piacciono questi conflitti. Li trovo terribilmente noiosi. Ho un'idea. Inviteremo Monasterio nella nostra hacienda e gli spiegheremo che con la violenza non si ottiene nulla. Sono sicuro che capirà e lascerà in pace i peones. Fermatevi qui. In nome del viceré Don Esteban Parasol, che rappresenta il potere reale in California, chi non paga le tasse finirà in prigione finché la sua famiglia non avrà estinto il debito. Sergente Garcia, Gonzales. Signor capitano. Agli ordini. Allora, sei ancora convinto di parlare di libri con quell'individuo? Capitano, le nuove tasse sono ingiuste e insensate. Come potete pensare che della povera gente riesca a pagarle? Dimostrate un po' di pietà. Vi prego, liberate queste brave persone. Non ce la facciamo più. Sì, hai ragione. Lasciateci liberi. Don Alejandro de la Vega, queste tasse sono state stabilite dal nostro viceré. Quindi tutti quanti devono pagarle. Oh, certo, certo. Beh, allora vi dico che il viceré si sbaglia. Don Parasol è un'emanazione del nostro re. Tutti in California gli debbono obbedienza. Vale anche per voi, non lo dimenticate mai. Certo, non lo dimenticate mai. Padre, il capitano ha ragione. Noi non dobbiamo metterci contro il viceré. No, non sono d'accordo. Questa sera stessa ritornerò a Monterey. Voglio dire a Don Parasol tutto quello che penso del suo operato. Diego, smettila adesso. Che c'è? Che meraviglia! È fantastico ritornare a casa! Oh, Don Diego! Bentornato! Grazie, Paco! Pardias! Maria, questa deve essere la miglior sopita del mondo! Pardon, Doña Maria...
Chicchios, quanto mi siete mancati! Ehi, giù le mani! Questa è per la nostra cena. Se fosse per voi, non ne resterebbe una goccia. Ciosso, fuori dalla mia cucina, brutti ladruncoli! Oh, ma tu guarda! Vieni con me alla prigione. Portiamo qualcosa da mangiare a quei poveri peones. Mi piacerebbe, ma non ce la faccio proprio. Sono esausto per il viaggio. Domani, va bene? Come puoi essere così egoista? Andiamo, svegliati! Mi sembra una pessima idea. Non dovete provocare il capitano. Maria, non posso far finta di niente mentre degli innocenti vengono maltrattati da quell'ignobile tiranno. Caporale Gonzales! Sì, sergente. Sorveglia tu i prigionieri. Io ho un impegno. No, li ho sorvegliati per tutto il pomeriggio. Ora è il vostro turno, sergente. Ma io sono un tuo superiore. E io ti dico di sorvegliarli ancora. Perché io devo andare a pensare a cosa fare se ci fosse una rivolta. Visto che da ieri non hanno avuto né cibo né acqua. E dov'è che andrete a pensare? Beh, alla locanda. Così mangerò anche qualcosa. Sergente Garcia! Sì, capitano? Come mai quei prigionieri stanno dormendo su delle balle di fieno? Questo non è un albergo! Hai 5 minuti per toglierle tutte dalle celle e darle in pasto ai cavalli! No, no! Buonasera, capitano. Sono certa che per l'esercito sarà un problema nutrire tutti questi prigionieri. Così ho portato cibo e acqua. Per favore, acqua, acqua. Oh, non avreste dovuto disturbarvi, signorita della Vega. I prigionieri hanno già avuto la loro cena e adesso non vogliono nient'altro. Vi prego. Arrestatelo! Mettetelo in cella con tutti gli altri! E subito! No, ma perché io non... Sì, capitano! Giù le mani, soldati! Lasciatelo andare! Non potete arrestarlo! Sembra che vi stiate divertendo! Signores, posso unirmi alla fiesta? Cosa significa? Chi sei tu? Il mio nome è Zorro! E sono qui per riportare la giustizia a Los Angeles, che pare averne un grande bisogno. E per prima cosa, libererò i vostri prigionieri. Cosa? Catturate immediatamente quel buffone! Sapete come si dice? Più siamo e meglio è! Oh, Garcia! Soldati, in azione! Siamo sotto attacco! Forza! Forza! Eccolo! È lassù! Prendetelo! Vi ringrazio! Le mie chiavi! Ora vi devo lasciare! Prendetelo! Su, andiamo! No, ma che branco di imbranati! Siete degli idioti! La vergogna dell'esercito! Ehi, io sono qui! Grazie. No, non da lì! Da lì! Io sto cercando di aiutarvi! Ma se non mi date ascolto, non ce la farete mai! Tu, Matteo, dammi la scala! Allora, cosa ti prende? Lasciala! Lasciala! Oh, signor sì, capitano! Fermo lì!
Sbrigatevi, nascondetevi sulle colline e portate il cibo con voi. Signores, non pretenderete che combatta contro tutti voi con l'aiuto di una semplice frusta. Ma se insistete... Capitano Monasterio, è successa una cosa terribile. Tutti i prigionieri sono scappati. Cosa? Possibile che nessuno sorvegliasse le celle? Garcia, Gonzales! Ne risponderete personalmente! Un'altra volta! D'accordo, d'accordo, mi arrendo. O magari no. Ma come accidenti avrà fatto? Caspita, questo è una specie di fenomeno! Sta attento, sta dietro di me, Gonzales! Capitano! Guardate qui, ho catturato Zorro! Sono il tuo sergente e quindi il merito della cattura è tutto mio! Ne siete sicuri, signores? Perché non vedo manette ai miei polsi. Arrestatelo! A cavallo, presto! Ora comincia a indietreggiare, manigoldo! Hai trovato qualcuno più in gamba di te! Ricorda il mio nome! Garcia! Sergente! Garcia! La mia spada! No, ti prego. Questo è un regalino per voi, sergente. Prendiamo quel mantico! Muovetevi più in fretta! Vai, tornado! Forza, forza! Razza di farabutto! Ci rivedremo presto! Adios, capitano! Da dove sarà sbucato quell'uomo? È apparso come un fantasma! Grazie! Diego, è successa una cosa incredibile. Eravamo alla prigione e il capitano voleva arrestare Bernardo. Ma poi è apparso un uomo, portava una maschera sul volto e ha detto di chiamarsi Zorro! Ha combattuto da solo contro... Ehi, Diego, svegliati! No, è senza speranza. Mio fratello era molto diverso prima di andare in Spagna. Ora è diventato un pigro buono a nulla. Oh, che vergogna. Io non riesco più a riconoscerlo. Gli ho scritto che avevamo bisogno del suo aiuto, ma lui non fa che dormire tutto il giorno. Avrei una gran voglia di caricarlo sulla nave e rimandarlo indietro. Oh, che sto facendo? Continuo a parlare, e tu non puoi neanche sentirmi. Oh, Bernardo, che cosa ci sta succedendo? Oh! Zorro! Non osate fare un altro passo, signor, o domani vi sveglierete con un gran mal di testa. Vi avverto, non esiterò a tirarvi addosso questo vaso. Ma chi siete voi? E cosa ci fate in casa mia? Non mi pare di avervi invitato. E un'altra cosa, quello è un passaggio segreto, come fate a conoscerlo? Diego! Il più grande buono a nulla che sia mai ritornato dalla Spagna in persona. Al tuo servizio, mia cara sorellina. Ma allora, fin da quando siete arrivati, vi siete presi gioco di me. Già. Avete recitato una parte.
E tu, Bernardo, sei veramente sordo? Non so a chi di voi due romperò la testa per primo. Ines! Ines, ferma! Lascia che ti spieghi! Se solo vedeste le vostre facce! Diego! Bernardo! Adesso sì che vi riconosco! Bentornati a casa! Piano, sorellina! Se stringi così finirai per soffocarci! Oh, sono stanco, ho bisogno di dormire!